La filiera della cultura della città di Foggia torna a riunirsi, un tavolo permanente, il quinto, per un confronto pubblico sui temi del pensiero creativo in un luogo che rappresenta la cultura per eccellenza, il simbolo di sensibilità e di sostegno evolutivo e di idee artistiche, ovvero la Sala Rosa del Vento della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia. In 5 mesi la filiera avrà raccolto oltre 60 interventi di operatori, artisti, intellettuali, tecnici, amministratori, attivisti, giornalisti, e fruitori di arte e di cultura in un dibattito aperto a circa 400 partecipanti in ben 5 mesi. È una prima fase, una testimonianza importante di un grande lavoro collettivo a vantaggio di tutto il settore che vuole raccogliere elementi e dare voce comune a tutti gli anelli della catena, rivolgendosi al suo interno ma anche all'esterno di essa, ovvero a ciascun comune e regione. Abbiamo bisogno di riscoprirci, di ritrovare i motivi per cui andare avanti con una consapevolezza nuova, ma riteniamo, dicono dalla filiera della cultura, fondamentale anche individuare e provare seriamente a riattivare chi fra noi è stato fermato dai drammi del Covid. Verrà anche relazionato il recente incontro tra la filiera e i vertici del comune di Foggia, il prefetto Cardellicchio, il segretario generale D'Ambrosio e il dirigente dell'ufficio di gabinetto del servizio cultura Giuseppe Marchitelli. L'appuntamento dunque per il prossimo 24 maggio proprio nella Sala Rosa del Vento della Fondazione Monti Uniti.